said the way that we do not do. Applaudazzo, mezzo sacco, 657. Passagiere werden gebeten, sich zu Wagensaal 2 zu begeben. Bacci piano, Duchamp. Mio nonno, che era un palatofino, diceva: le aragoste si pescano nel mare della Corsica, ma affogano nel vino di Bordeaux. Ma questa non è una buona ragione per sbronzarti. Al momento opportuno dovrai avere le idee molto chiare, Duchamp. Ma chi stiamo aspettando? Una bella bionda. Poteva dirmelo, ispettore, mi sarei sistemato un po' meglio. Non ti preoccupare, stai benissimo anche così. E poi la bella bionda non verrà al nostro tavolo. Allora. Liscio come il velluto. E questa bionda chi è? Si fa chiamare Erika. È una cantante. È tornata questo pomeriggio da Beirut, dove ha cantato in un cabaret per una quindicina di giorni. Grazie, grazie. È molto buono, sai? Questa bionda, laggiù a Beirut, pare che abbia fatto dei cattivi incontri. Avrebbe accettato di trasportare qui a Ginevra 3 chili di eroina. Accidenti. È questa la nostra Erika. Dà un po' un'occhiata a questa foto, Duchamp. Però niente male la biondina. Senta, ma perché non ha fatto pizzicare Erika quando è scesa all'aeroporto? Prima di tutto perché l'informazione ci è arrivata un po' in ritardo. E poi perché questa Erika ha, diciamo così, scortato la droga. Quello che a noi interessa è il destinatario, capisci? No, veramente c'è qualcosa che non capisco. Oh, finalmente, Duchamp, cominciavo a preoccuparmi. Come fa lei a sapere che Erika verrà proprio qui? Domanda legittima, Duchamp. E devi sapere che il nostro informatore da Beirut mi ha informato che Erika ha un appuntamento qui alle 7:30. Ma con chi? Non lo sappiamo. Eh già, ed è per sapere questo che siamo qui. Appunto, Duchamp. Eccola. E lei arriva in questo momento, eccola. Non ti voltare, Duchamp. Non mi muovo.
È lei, Erika. Ho capito. Molto grazie. Spagnolo, vero? Ma dice per le basette. No, non soltanto per le basette. Ad ogni modo, Duchamp, stiamo attenti. Cerchiamo di capire quello che dice. Mia cara Erika, cosa posso offrirle? Grazie, mi basta questo. Lo stesso per me. Se dovessero alzarsi per andare a ballare, fa la stessa cosa. Sì, ma ballo da solo. No, non da solo, certamente. La vedi quella bionda che ci dà le spalle? Ah, niente male. Niente male, vero? Già. Allora, se loro si alzano, tu invitala a ballare e tieniti vicino ai due. D'accordo? Va bene. Cerca di capire quello che dicono. D'accordo, signore. Grazie. Vi prego, facciamo presto. Non così, state calma. Por favor. Balliamo. Volete? Se non se ne può fare a meno. Permette? Volentieri. Monique! Andiamo, sbrighiamoci. Allora, lasciamo. Hai sentito qualcosa? Nemmeno una parola, ispettore, mi dispiace. Nemmeno una parola, eh? No. Ehi! Monique! Buonasera, Erika. Non dici niente. È la gioia di incontrarmi che ti fa rimanere senza fiato. Ascolta, Fred. Questo non è il momento. Ti stavo cercando, Erika. La signorita sta con me. Nessuno ha chiesto il tuo parere.
se il signor crede di impressionarmi. La prossima volta faremo le presentazioni. Questa sera un po' di fretta. Su, Mona. No! State calma. Poi vi spiegherò. Ecco il prete. Vengo con te. Passa avanti, Fina. Al prossimo incontro, signor. Cammina. Tu non perdere di vista lo spagnolo. Ci può contare. E ricordati di pagare il conto, eh? Eh no! Faccia sviluppare il materiale subito. Dove andiamo, Fred? In un posticino tranquillo, dove non ci sentirà nessuno. Aspetta. Vuoi che andiamo a casa mia? Sai, ho cambiato appartamento. Lo so. Non è più quello di anni fa. Hai fatto della strada da allora, eh? Mi è andata bene. In quel tempo, io ero in prigione per una carogna che mi è denunciato alla polizia. Cos'hai? Tremi? Ho un po' di freddo. Erika, fermati. È da molto che sei uscito. Di prigione? 4 giorni. Pensavo di trovarti all'uscita ad attendermi. Ero all'estero. A cantare, lo so. Occupatissima. Talmente occupata che hai dimenticato di darmi l'indirizzo. Mi ci è voluto un po' di tempo per trovarti. Ma adesso ti ho ritrovata. Certo, Fred. È tutto come prima. Bene. Andiamo? E la macchina è qua sotto. Che cosa hai intenzione di fare? Calmati, Fred. Per caso, bellezza, avresti paura di me? Paura di te? No. Chissà. Forse tu conosci il tizio che ha cantato. Anche tu sai cantare. E molto bene. Lasciami, lasciami. Mi fai male, Fred. Hai paura, eh? Se non mi lasci, io mi metto a gridare. Lasciami! No! Basta! Piantala. Di che ti mischi tu? Ho detto di piantarla. Mi dispiace, ma dovevo farlo. Erika! 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 Ancora un whisky? Sì, per farle compagnia. Grazie. Sto bevendo un po' troppo questa sera. Beh, non è una sera come tutte le altre. La scampata è davvero bella. Già. Se non era per lei. Non parliamone più.
Le piace? Sinceramente preferirei sentir cantare lei. Sfortunatamente non ho ancora inciso. Forse il mese prossimo. Allora, tanti auguri. Aspetta forse qualcuno? A quest'ora, ma le pare. No, non vorrei comprometterla. Io sono libera di ricevere i miei amici. Quando vuoi. Beh, certo. Mi scusi. Vado a vedere. Erika! No! Erika! 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 Chi ha sparato? Erika! Erika, chi è stato? Chi ha sparato? Erika! Avete fatto buon viaggio? Sì, sì. Ho lasciato il suitcase al deposito automatico dell'aeroporto. Molto bene. Avete la chiave dell'armadietto? E voi? Avete il denaro? Después. Dopo la consegna, come de accordo, por favor, la chiave dell'armadietto. L'ho lasciata sul tavolo. Donde estás? La chiave. E dentro il pacchetto delle sigarette. Muy bien. Il microfono ha funzionato, ispettore? Sì, per fortuna, Monique. Perché questa volta col chiasso che c'era nel night, il microfono della mia agenda non ce l'avrebbe proprio fatto. Pronto? Sì, è l'ispettore Blavia chi parla. L'ospedale? Sì, mi dica. Come? È morta. Ma non ha ripreso conoscenza. Sì, va bene, ho capito. Grazie, grazie, buonasera. Avanti. Eccomi, ispettore. Vada, vada, Monique, grazie. Finalmente, Duchamp. Che ti è successo? Ah, non me ne parli. Posso sedermi? Siediti, siediti. Grazie. Come stai? Ho preso una botta alla spalla ogni volta che mi muovo. Cosa vuoi? Sono gli incerti del mestiere, caro Duchamp. Aspetta, bevi. Bevi un po' di questo che ti fa bene. Grazie, ispettore. Su, bevi. Va meglio? Ma... Allora, racconta, com'è andata? Sì, sì, dunque... Quando lo spagnolo ha lasciato il locale, io l'ho seguito. Sì. Lui monta sulla sua macchina. Ah, è una macchina targata Zurigo 32575. Sì. Io sulla mia e siamo partiti. Lungo la strada lui si ferma ad un caffè a telefonare. Si
si riparte e alle 9 siamo all'aeroporto. All'improvviso l'amico rallenta bruscamente. Io lo sorpasso per non metterlo in sospetto, però lo sorveglio nel mio retrovisore. Sì, va bene, vieni al fatto, diciamo. Ci arrivo, ispettore. A un certo punto lui accelera, mi sorpassa e mi si butta davanti, tagliandomi la strada. Per evitarlo sterzo anch'io sulla destra, monto sul marciapiede, ma purtroppo... Purtroppo? Proprio in quel punto c'era un fanale. E dopo? E dopo niente, sono rimasto svenuto per un buon quarto d'ora e il nostro uomo non ha atteso che io riprendessi i sensi. E a lei, ispettore, com'è andata? Peggio che a te, caro Duchamp. Erika è stata uccisa sotto i miei occhi. Ah. O quasi. Ha arrestato l'assassino? Ma che? Mi è scappato sotto il naso, senza che abbia avuto il tempo di vederlo. Io qualcosa sono riuscito a sapere. Ah, sì? Che cosa? Parla. Mia spalla. Dunque, lo spagnolo guidava una macchina che non è sua. Della polizia giudiziaria. S'accomodi, prego. Lei viene per la macchina. È stata ritrovata. Perché? È scomparsa? Me l'hanno rubata ieri sera. Non questo che è venuta? Una macchina targata a Zurigo, 32575. Sì. Ha provocato questa notte un incidente alla Promenade des Bastions. Oh, è proprio la mia. E lei dichiara che le è stata rubata ieri sera? La verità? Ieri sera, dovendo uscire di nuovo, l'ho lasciata in strada. C'era ancora quando ho chiuso il negozio, alle 8. Sono salita in casa. Abito qui vicino, il portone accanto. E quando alle 10 ho voluto riprenderla, era scomparsa. Sono andata subito a denunciarla alla polizia. Per questo io ho creduto che la sua visita... L'incidente è grave? Un semplice investimento. La macchina si è data alla fuga. Non crederà che fossi io alla guida. Al volante c'era un uomo. Non può essere che il ladro. È probabile.
Buongiorno, signora. Sono subito da lei. Dicevamo? Si occupi pure della signora. Io me ne vado. Sono spiacente. Questa storia mi ha sconvolta. Stia tranquilla. La sua macchina verrà senz'altro ritrovata, abbandonata lungo una strada. Crede? Ne sono persuasa. Arrivederla, signorina. Buongiorno, ispettrice. Vengo subito, signore. Tardieu, per favore, accendi il registratore. Anzi. Monique, sarà meglio parlare con un accento straniero. Allo? Vorrei parlare con la signorina Janine Vierson. Sono io? Arrivo da Beirut. Sono una collega di Erika. Dovrei dire piuttosto che ero una collega di Erika, perché le è capitato un incidente stanotte. Vi sbagliate, signorina. Io non conosco questa Erika. È un vero peccato. Figuratevi che l'incidente di Erika sarebbe piuttosto un assassinio. Un assassinio? Non capisco proprio niente di ciò che state dicendo. Eppure non è difficile da capire. Prima di lasciare Beirut, Erika mi aveva detto che aveva un appuntamento ieri sera al ristorante col signore che voi ben conoscete. Non so cosa vogliate dire. Il signore spagnolo che guidava vostra macchina targata Zurigo. Ma sì, quello che è andato a prendere al deposito automatico dell'aeroporto la roba che Erika aveva portato da Beirut. Chiaro? Per niente. Allora, quanto peggio. Dirò quello che so a polizia. A meno che... A meno che? Dicono che silenzio è d'oro. Io mi accontenterei di qualche bigliettone. Centomila mi sembra una cifra ragionevole. Ma chi siete? Sentite, signorina, io non ho tempo da perdere. Stasera alle 10 sarò al piccolo chalet du lac. O venite col denaro o andrò a dire tutto a polizia. Credete che ci cascherà? Sì, se è complice come penso, non può non cascarci. Ma ora dobbiamo occuparci di quel tipo che è venuto a cercare ieri Erika al ristorante. Lei mi ha detto che non lo conosceva, ma io ho sentito che lo chiamava Fred. Un nome non è un grosso indizio. Già, quando penso che l'ho avuto nelle mani. Avanti! Ho le informazioni, ispettore. Ah, molto bene, Nicole, s'accomodi. Vieni, mi dica tutto. Rovistando fra i documenti di Erika, ho scoperto il suo vecchio indirizzo. Un appartamento ammobiliato in Rue du Stan, una topaia. Sì, va bene, vado avanti. Poi? In un bistrò situato nello stesso stabile, ho raccolto tutte le informazioni che desideravo. Sembra che Erika, 5 anni fa, fosse l'amica di un certo Molsen Alfred. Ma questo è il Fred di ieri sera. Proprio lui, ispettore. Sembra che rendesse un inferno la vita di quella povera ragazza. Non solo si teneva i quattrini che guadagnava, ma la picchiava anche, fino al giorno in cui non l'hanno messo dentro. Senta, Nicole, chi si occupò allora dell'affare? L'ispettore Bedul. Fred è stato arrestato in seguito a una denuncia, ma l'ispettore non ha rivelato l'identità del suo informatore. Bene, bisogna lanciare immediatamente un ordine di ricerca, Nicole. Io aspetterei. Perché? Fred è di là. Ah, brava Nicole, brava. Come sempre. Già, proprio, come sempre. Ma come ha fatto questa volta
a portarlo fino a qui. Lui mi ha trovata irresistibile. Pronto, Bedul? Ciao, vecchio. Sì, sì, sono io, Blavier. No, volevo un'informazione. Sei tu che 5 anni fa hai messo dentro Alfred Molsen? Sì, era un caso d'aggressione a mano armata. Ah, molto bene. Già, perché è uscito di prigione. E guarda caso, ieri sera la sua amichetta è stata assassinata. Sì, era una certa Erika. Già, è proprio quello che pensavo anch'io. Ti ringrazio, vecchio. Ti abbraccio, addio, ciao, ciao. Avanti. Si accomodi. Allora, Fred. Le ho fatto tanto male ieri sera. Lei? Impossibile. Le giuro, signor ispettore, che io non sapevo. Che ero della polizia, vero? Ma non è questo il punto. L'ispettore Bedul, lei lo capisce bene, vero? Mi ha detto proprio ora che è stata Erika a denunciarla. Quella sgualdrina. Me lo sentivo che era stata lei. Già. La cosa però non le ha portato fortuna. 2 ore dopo il nostro incontro è stata assassinata. Chi? Erika. Oh no. Non è possibile. È stata uccisa ieri sera alle 10:30. Da uno sconosciuto che ha suonato all'improvviso alla sua porta. Perciò vorrei sapere, se non le dispiace, come ha trascorso il suo tempo ieri sera. Dico la verità, signor ispettore. Io volevo darle una lezione perché se lo meritava, ma soltanto una lezione, lo giuro. L'ispettore le ha chiesto l'impiego del suo tempo. Allora? Quando, dopo il suo colpo, mi sono ripreso. Sono andato in un caffè perché avevo bisogno di qualcosa per tirarmi su. Poi sono tornato a piedi al mio albergo, 2 ore di strada e un po' fuori. Tutto qui. Erika è stata uccisa alle 10:30. Lei per caso, prima di rientrare a casa, non ha fatto il giro passando dalla casa di Erika a quell'ora? Le giuro di no, signor ispettore. Il mio albergo è in Rue Barbet, dall'altra parte della città. Dico la verità, signor ispettore. Non ho nessuna voglia di tornare dentro. Ne ho abbastanza. E non sarei stato così imbecille da far fuori Erika. Molte volte il desiderio di vendetta gioca dei brutti scherzi. Tu, venga. Ma non ne ha il diritto, signor ispettore. Non avete delle prove. Andiamo, sbrigati. Ma nessuna prova, vi dico! Nessuna prova! Nessuna! Thank you.
Lei è la signorina Janine Delson. Ah, siete voi? Avete portato il denaro? L'ho qui nella tasca. Bene, spero che siano 100.000. Date qua, presto. State ferma dove siete. Ehi, mettete via quella roba. Non ti muovere, o sparo. Ti consiglio di non fare l'idiota. Ti sei cacciata in un bel pasticcio. Potremmo metterci d'accordo. Non ti muovere. Volevo solo prendere il fazzoletto. Credo di aver buscato un raffreddore con questo umido. Fai la spiritosa. Su. Perquisiscila, Janine. Niente, nessun'arma. Da chi hai saputo che la merce era all'aeroporto? Erika. Quell'idiota. Non bisogna mai fidarsi dei dilettanti. Finiamola. Vado sulla strada a vedere se c'è qualcuno. Sì. Zitta, idiota. Mi dia quella pistola. Bene. Dopo ciò che è accaduto e dopo quello che avete detto all'ispettore Duchamp, non credo vogliate ancora negare il traffico al quale vi dedicate. Lei, Pablo, si mette in contatto con i fornitori di eroina, vero? E lei, Janine Vioxon, la spaccia per mezzo della sua boutique. È così. Noi parleremo soltanto alla presenza dei nostri avvocati. Certo, certo, certo. Oh, non dimentichi, Pablo, che lei deve anche rispondere di tentato omicidio nei confronti di un funzionario della polizia. Sì, l'ispettore Duchamp. Credevo che fosse un ricattatore. Volevo soltanto fargli paura. Sì, questo non toglie che ieri sera, quando mi ha visto all'aeroporto, ha pensato che fossi della polizia. Inoltre, lei ha anche pensato che se la polizia conosceva il luogo dove Erika aveva depositato l'eroina, questo voleva dire che Erika era stata individuata. Così, dopo aver seminato l'ispettore, raggiunge la sua complice ed insieme tenete consiglio. Come prima cosa, lei, Janine, decide di denunciare il furto della sua macchina. Eh sì, è una buona idea, che però non basta tagliare i punti, perché Erika è stata ormai individuata. Se lei crede che siamo stati noi ad uccidere Erika, è fuori strada. Ah sì? Lei dunque sa che Erika è stata assassinata? È abbastanza strano, perché i giornali non ne hanno ancora parlato. È stata l'ispettrice a dirmelo, quando mi ha telefonato spacciandosi per una ricattatrice. Non ve affannate, signor. Io lo so chi è il colpevole. Ah, lei lo sa. Molto bene. E allora siamo a posto. Chi è, por favore? È un tale che si chiama Fred, che è venuto ieri notte a cercare Erika in un ristorante del centro. Erika stava conmigo e mi sembrava che teneva molta paura di quest'ombra. Una specie di brutto che l'ha portata in una strada deserta e l'avrebbe sicuramente strangolata se un passante non fosse intervenuto. Sì, sì, questo lo so, però questo non prova che Fred sia andato dopo a casa di Erika per ucciderla. Ma niente prova che siamo stati noi. Io non accuso nessuno. Mi limito soltanto a fare delle supposizioni. Le supposizioni non sono prove, signore. Ed occorrono prove per arrestare qualcuno. Ecco. Allora, avete sentito quello che ha detto Pablo? È esattamente la stessa cosa che ha detto Fred. Quindi è tutto chiaro.
No? Scusatemi, tocca a me dire due parole di saluto al nostro caro amico Perrin che lascia la squadra, chiamato a più alti incarichi, come si usa dire. Sì, purtroppo da domani le mie elucubrazioni davanti allo schermo non avranno più il valido appoggio degli eloquenti sorrisi e dei caratteristici silenzi dell'ispettore Perrin. Lui se ne va, ispettore a Losanna, e spero che si ricorderà di quel maniaco del suo ex capo che risolve tutto con la sua diabolica agenda bucata. Noi gli facciamo gli auguri più cari, più affettuosi, di tanti meritati successi nel suo lavoro e gli raccomandiamo se fra le tante telefonate che gli capiterà di dover fare si ricordi di farne una anche a noi di Ginevra. Adesso tocca a te, Perrin. Oh, questa volta devi parlare. Ma come ha detto affettuosamente il capo, io non sono un parlatore, le cose che sento non le so dire. Adesso ti commuovere, Perrin. Su, di qualcosa. Allora dirò che mi dispiace andarmene, anche se per una promozione che francamente non aspettavo più. Ma capita così anche a noi che facciamo questo mestiere, dove non rimane molto tempo per soddisfare le nostre ambizioni. E mi dispiace soprattutto di lasciare lei, ispettore, da cui ho imparato molte cose. Una in particolare, il rispetto umano per ogni individuo, anche se colpito. Vero. Bravo Perrin. Oh, mi scusi, ispettore. Ispettore, sì. Grazie di cuore, Perrin. E ancora tanti auguri. Auguri tanti di cuore a tutti. E adesso, fermi tutti. Nessuno si muova. La cena è offerta da sottoscritto. Ah, chiaro? Elementare, ispettore. Posso chiedere una cena una veramente cosa? Che c'è? Silenzio. Madame Malot chiede la parola. Vabbè, allora. Farò la figura della prima della classe. Come sempre. Ma non ha importanza. Chiedo all'ispettore Blavier di parlare di lavoro anche in questa occasione. Sono d'accordo, i colleghi. Ti spiego. Perché è da quando ha spedito in carcere Pablo, sì, lo spagnolo, e che mi sono rimaste in testa alcune perplessità alle quali non ho saputo dare un'adeguata spiegazione. Bene, sono a sua completa disposizione, ispettrice Malone. Ma non mi prende in giro, ispettore. Ma per carità, non mi permetterei mai. Allora sentiamo cosa vuole sapere la signorina Nicole. Prima di tutto, come ha fatto avere la certezza che Jeanine Vierson, subito dopo la mia visita, mentiva dichiarando che le avevano rubato la macchina? Perché la signorina Vierson mi disse che aveva visto la sua macchina alle 8 quando aveva chiuso la sua boutique. Ora, e noi lo sappiamo bene, vero Monique, perché c'eravamo, il presunto ladro, Pablo, si trovava già qui alle 7:30. Ma allora perché Jeanine ha dichiarato di aver visto la macchina alle 8? Ha agito come un idiota. Beh, no, non proprio. Pablo si è reso conto di essere pedinato soltanto dopo essere uscito dall'aeroporto, cioè verso le 9. E ha creduto che Duchamp l'aspettasse lì e di conseguenza che il pedinamento fosse cominciato alle 9. Vero? Ora, Jeanine, denunciando che la sua macchina le era stata rubata dopo le 8, credeva di rimanere nella logica delle cose. Certo. E sporgendo denuncia al posto di polizia, dove hanno raccolto la sua testimonianza tra le 10:15 e le 10:30,
Jeannine si creava un alibi più solido del ferro. Mm-hmm. Sì, poiché Erika era stata assassinata appunto alle 10:30. Ma aveva calcolato tutto. Certamente, ma non soltanto lei, anche Pablo aveva calcolato tutto. Soltanto che si è tradito quando io l'ho interrogato. E tu lo sai, vero Duchamp, come si è tradito? Ma io veramente ho capito che è stato Pablo ad uccidere Erika. Perché è a lui che lei ha messo i braccialetti. Andiamo. Non so come si è tradito. Ma come non lo sai? Ma via, cerca di ricordare. Anche lei, Nicole, cerchi di ricordare. Quando Pablo ha accusato Fred, lo ha descritto come un bruto di cui Erika sembrava aver paura. Non solo, ma ha aggiunto che Fred avrebbe certamente strangolato Erika se un passante, che per caso ero io, non fosse intervenuto. Chiaro? È vero. Sì, e come poteva saperlo? Non aveva assistito alla scena. Certo. E non poteva essere stato certamente Fred a dirglielo, mm-hmm, perché non si conoscevano neppure. Quindi glielo ha detto Erika. Ora, a partire dal momento in cui io l'ho liberata da Fred, non l'ho più lasciata un istante da sola. Erika ha visto una sola persona nel suo appartamento, proprio quando io ero chiuso nel suo salotto, e cioè il suo assassino. Eh già, è chiaro, ho capito tutto. Se Pablo era necessariamente il visitatore, era anche l'assassino. Perfetto, ispettore. Ma è naturale, bastava soltanto pensarci un pochino, non è vero, Nicole? Oh, un'altra cosa vorrei sapere. L'eroina è stata poi ritrovata? A casa di Jenny. Non ha fatto in tempo a spacciarla. Ah, ma allora, capo, si può dire che in questa storia la signorina Jeannine sia stata la vera eroina? Oddio, cameriere! Cameriere! Il conto al signore! Allora! Thank you.
Erika! No! Erika! 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 Chi ha sparato? Erika! Erika, chi è stato? Chi ha sparato? Erika! Avete fatto buon viaggio? Sì, sì. Ho lasciato il suitcase al deposito automatico dell'aeroporto. Molto bene. Avete la chiave dell'armadietto? E voi? Avete il denaro? Después. Dopo la consegna, come le accordo, porto a bordo la chiave dell'armadietto. L'ho lasciata sul tavolo. Donde estás? La chiave. È dentro il pacchetto delle sigarette. Muy bien. Il microfono ha funzionato, ispettore? Sì, per fortuna, Monique. Perché questa volta col chiasso che c'era nel night, il microfono della mia agenda non ce l'avrebbe proprio fatto. Pronto? Sì, è l'ispettore Blavia, chi parla? L'ospedale? Sì, mi dica. Come? È morta. Ma non ha ripreso conoscenza. Sì, va bene, ho capito. Grazie, grazie, buonasera. Avanti. Eccomi, ispettore. Vada, vada, Monique, grazie. Finalmente, Duchamp. Che ti è successo? Ah, non me ne parli. Posso sedermi? Siediti, siediti. All'improvviso l'amico rallenta bruscamente. Io lo sorpasso per non metterlo in sospetto, però lo sorveglio nel mio retrovisore. Sì, va bene, vieni al fatto, Duchamp, vieni al fatto. Ci arrivo, ispettore. A un certo punto lui accelera, mi sorpassa e mi si butta davanti, tagliandomi la strada. Per evitarlo sterzo anch'io sulla destra, monto sul marciapiede, ma purtroppo... Purtroppo? Proprio in quel punto c'era un fanale. E dopo? E dopo niente, sono rimasto svenuto per un buon quarto d'ora e il nostro uomo non ha atteso che io riprendessi i sensi. E a lei, ispettore, com'è andata? Peggio che a te, caro Duchamp. Erika è stata uccisa sotto i miei occhi, o quasi. Ha arrestato l'assassino? Ma che? Mi è scappato sotto il naso, senza che abbia avuto il tempo di vederlo. Io qualcosa sono riuscito a sapere. Ah sì? Che cosa? Parla. Mia spalla. Dunque, lo spagnolo guidava una macchina che non è sua. Thank you.
Buongiorno. E lei la signorina Jeanine Vierson? Sì? Sono l'ispettrice Malon, della polizia giudiziaria. S'accomodi, prego. Mi sono ripreso. Sono andato in un caffè perché avevo bisogno di qualcosa per tirarmi su. Poi sono tornato a piedi al mio albergo. 2 ore di strada e un po' fuori. Tutto qui. Erika è stata uccisa alle 10:30. Lei per caso, prima di rientrare a casa, non ha fatto il giro passando dalla casa di Erika a quell'ora? Le giuro di no, signor ispettore. Il mio albergo è in Rue Barbet, dall'altra parte della città. Dico la verità, signor ispettore. Non ho nessuna voglia di tornare dentro. Ne ho abbastanza. E non sarei stato così imbecille da far fuori Erika. Molte volte il desiderio di vendetta gioca dei brutti scherzi. Su, venga. Ma non ne ha il diritto, signor ispettore. Non avete delle prove. Andiamo, sbrigati. Ma nessuna prova, vi dico! Nessuna prova! Nessuna! Lei è la signorina Jeanine Vierson. Ah, siete voi? Avete portato il denaro? L'ho qui nella tasca. Bene, spero che siano 100.000. Date qua, presto. State ferma dove siete. Ehi, mettete via quella roba. Non ti muovere, o sparo. Ti consiglio di non fare l'idiota. Ti sei cacciata in un bel pasticcio. Potremmo metterci d'accordo. Non ti muovere. Volevo solo prendere... Non è sua. Della polizia giudiziaria. S'accomodi, prego. Lei viene per la macchina. È stata ritrovata. Perché? È scomparsa? Me l'hanno rubata ieri sera. Non questo che è venuta? Una macchina targata a Zurigo 32575. Sì. Ha provocato questa notte un incidente alla Promenade des Bastions. È proprio la mia. E lei dichiara che le è stata rubata ieri sera? La verità? Ieri sera, dovendo uscire di nuovo, l'ho lasciata in strada. C'era ancora quando ho chiuso il negozio, alle 8. Sono salita in casa. Abito qui vicino, il portone accanto. E quando alle 10 ho voluto riprenderla, era scomparsa. Sono andata subito a denunciarla alla polizia. Per questo io ho creduto che la sua visita... Incidente grave? Un semplice investimento. La macchina si è data alla fuga. Non
crederà che fossi io alla guida. Al volante c'era un uomo. Non può essere che il ladro. È probabile. Buongiorno, signora, sono subito da lei. Dicevamo? Si occupi pure della signora. Io me ne vado. Sono spiacente. Questa storia mi ha sconvolta. Stia tranquilla. La sua macchina verrà senz'altro ritrovata. Abbandonata lungo una strada. Crede? Ne sono persuasa. Arrivederla, signoria. Buongiorno, ispettrice. Vengo subito, signore. Tardieu, per favore, accendi il registratore. Se mi si butta davanti, tagliandomi la strada. Per evitarlo, sterzo anch'io sulla destra, monto sul marciapiede, ma purtroppo... Purtroppo? Proprio in quel punto c'era un fanale. E dopo? E dopo niente, sono rimasto svenuto per un buon quarto d'ora e il nostro uomo non ha atteso che io riprendessi i sensi. E a lei, ispettore, com'è andata? Peggio che a te, caro Duchamp. Erika è stata uccisa sotto i miei occhi. Ah. O quasi. Ha arrestato l'assassino? Ma che? Mi è scappato sotto il naso, senza che abbia avuto il tempo di vederlo. Io qualcosa sono riuscito a sapere. Ah, sì? Che cosa? Parla. La mia spalla. Dunque, lo spagnolo guidava una macchina che non è sua. Della polizia giudiziaria. S'accomodi, prego. Lei viene per la macchina. È stata ritrovata. Perché? È scomparsa? Me l'hanno rubata ieri sera. Non questo che è venuta? Una macchina targata a Zurigo, 32575. Sì. Ha provocato questa notte un incidente alla Promenade de Bastion. È proprio la mia. E lei dichiara che le è stata rubata ieri sera? La verità? Ieri sera, dovendo uscire di nuovo, l'ho lasciata in strada. C'era ancora quando ho chiuso il negozio, alle 8. Sono salita in casa. Abito qui vicino, il portone accanto. E quando alle 10 ho voluto riprenderla, era scomparsa. Sono andata subito a denunciarla alla polizia. Per questo io ho creduto che la sua visita... L'incidente è grave? Un semplice investimento. La macchina si è data alla fuga. Non crederà che fossi io alla guida. Al volante c'era un uomo. Non può essere che il ladro. È probabile. Buongiorno, signora. Sono subito da lei. Dicevamo? Si occupi pure della signora. Io me ne vado.
Allora? Lasciamo. Hai sentito qualcosa? Nemmeno una parola, ispettore. Mi dispiace. Nemmeno una parola, eh? No. Ehi! Monique! Buonasera, Eric. Non dici niente. È la gioia di incontrarmi che ti fa rimanere senza fiato. Ascolta, Fred. Questo non è il momento. Ti stavo cercando, Eric. La signorita sta con me. Nessuno ha chiesto il tuo parere. Se il signor crede ad impressionarmi. La prossima volta faremo le presentazioni. Questa sera un po' di fretta. Su, muovi. No! State calmi. Poi vi spiegherò. Eccomi, Fred. Vengo con te. Passa avanti, fine. Al prossimo incontro, signor. Cammina. Avete portato il denaro? L'ho qui nella tasca. Bene, spero che siano 100.000. State qua, presto. State ferma dove siete. Ehi, mettete via quella roba. Non ti muovere, o sparo. Ti consiglio di non fare l'idiota. Ti sei cacciata in un bel pasticcio. Potremmo metterci d'accordo. Non ti muovere. Volevo solo prendere il fazzoletto. Credo di aver buscato un raffreddore con questo umido. Fai la spiritosa. Su. Perquisiscila, Janine. Niente, nessun'arma. Da chi hai saputo che la merce era all'aeroporto? Erika. Quell'idiota. Non bisogna mai fidarsi dei dilettanti. Finiamola, vado sulla strada a vedere se c'è qualcuno. Sì. Zitta, idiota. Via quella pistola. Bene, dopo ciò che è accaduto e dopo quello che avete detto all'ispettore Duchamp, non credo vogliate ancora negare il traffico al quale vi dedicate. Lei, Pablo, si mette in contatto con i fornitori di eroina, vero? E lei, Janine Vioxon, la spaccia per mezzo della sua boutique. È così. Noi parleremo soltanto alla presenza dei nostri avvocati. Certo, certo, certo. Oh, non dimentichi, Pablo, che lei deve anche rispondere di tentato omicidio nei confronti di un funzionario della polizia. Sì, l'ispettore Duchamp. Credevo che fosse un ricattatore. Volevo soltanto fargli paura. Sì. Questo non toglie che ieri sera, quando mi ha visto all'aeroporto, ha pensato che fossi della polizia. Inoltre, lei ha anche pensato che se la polizia conosceva il luogo dove Erika aveva depositato l'eroina, questo voleva dire che Erika era stata individuata. Così, dopo aver seminato l'ispettore, raggiunge la sua complice ed insieme tenete consiglio. Come prima cosa, lei, Janine, decide di denunciare il furto della sua macchina. Eh sì, è una buona idea.
Lei è la signorina Jeanine Delson. Ah, siete voi? Avete portato il denaro? L'ho qui nella tasca. Bene, spero che siano 100.000. Date qua, presto. State ferma dove siete. Ehi, mettete via quella roba. Non ti muovere, o sparo. Ti consiglio di non fare l'idiota. Ti sei cacciata in un bel pasticcio. Potremmo metterci d'accordo. Non ti muovere. Volevo solo prendere il fazzoletto. Credo di aver buscato un raffreddore con questo umido. Fai la spiritosa. Su. Perquisiscila, Jeanine. Niente, nessun'arma. Da chi hai saputo che la merce era all'aeroporto? Erika. Quell'idiota. Non bisogna mai fidarsi dei dilettanti. Finiamola. Vado sulla strada a vedere se c'è qualcuno. Sì. Zitta, idiota. Vedi a quella pistola. Bene. Dopo ciò che è accaduto e dopo quello che avete detto all'ispettore Duchamp, non credo vogliate ancora negare il traffico al quale vi dedicate. Lei, Pablo, si mette in contatto con i fornitori di eroina, vero? E lei, Jeanine Vioxon, la spaccia per mezzo della sua boutique. È così. Noi parleremo soltanto alla presenza dei nostri avvocati. Certo, certo, certo. Oh, non dimentichi, Pablo, che lei deve anche rispondere di tentato omicidio nei confronti di un funzionario della polizia. Sì, l'ispettore Duchamp. Credevo che fosse un ricattatore. Volevo soltanto fargli paura. Sì, questo non toglie che ieri sera, quando mi ha visto all'aeroporto, ha pensato che fossi della polizia. Inoltre, lei ha anche pensato che se la polizia conosceva il luogo dove Erika aveva depositato...
Tu non perdere di vista lo spagnolo. Si può contare. E ricordati di pagare il conto, eh? Eh no! Faccio sviluppare il materiale subito. Dove andiamo, Fred? In un posticino tranquillo, dove non ci sentirà nessuno. Aspetta. Vuoi che andiamo a casa mia? Sai, ho cambiato appartamento. Lo so. Non è più quello di anni fa. Hai fatto della strada da allora, eh? Mi è andata bene. In quel tempo, io ero in prigione per una carogna che mi è denunciato alla polizia. Cos'hai? Tremi? Ho un po' di freddo. Erika, fermati! È da molto che sei uscito. Di prigione? 4 giorni. Pensavo di trovarti all'uscita ad attendermi. Ero all'estero. A cantare, lo so. Occupatissima. Talmente occupata che hai dimenticato di darmi l'indirizzo. Mi ci è voluto un po' di tempo per trovarti. Ma adesso ti ho ritrovata. Certo, Fred. È tutto come prima. Bene. Andiamo? E la macchina è qua sotto. Che cosa hai intenzione di fare? Calmati, Fred. Buongiorno, signora. Sono subito da lei. Dicevamo? Si occupi pure della signora. Io me ne vado. Sono spiacente. Questa storia mi ha sconvolta. Stia tranquilla. La sua macchina verrà senz'altro ritrovata, abbandonata lungo una strada. Crede? Ne sono persuasa. Arrivederla, signorina. Buongiorno, ispettrice. Vengo subito, signore. Tardieu, per favore, accendi il registratore. Monique, sarà meglio parlare con un accento straniero. Allo? Vorrei parlare con la signorina Janine Vierson. Sono io? Arrivo da Beirut. Sono una collega di Erika. Dovrei dire piuttosto che ero una collega di Erika, perché le è capitato un incidente stanotte. Vi sbagliate, signorina. Io non conosco questa Erika.
l'agente di Erika sarebbe piuttosto un assassino. Un assassino? Non capisco proprio niente di ciò che state dicendo. Eppure non è difficile da capire. Prima di lasciare Beirut, Erika mi aveva detto che aveva un appuntamento ieri sera al ristorante col signore che voi ben conoscete. Non so cosa vogliate dire. Il signore spagnolo che guidava vostra macchina targata Zurigo, ma sì, quello che è andato a prendere al deposito automatico dell'aeroporto la roba che Erika aveva portato da Beirut, chiaro? Per niente. Allora tanto peggio, dirò quello che so a polizia, a meno che... A meno che? Dicono che silenzio è d'oro. Io mi accontenterei di qualche bigliettone. Centomila mi sembra un... piuttosto che ero una collega di Erika, perché le è capitato un incidente stanotte. Vi sbagliate, signorina. Io non conosco questa Erika. È un vero peccato. Figuratevi che l'incidente di Erika sarebbe piuttosto un assassino. Un assassino? Non capisco proprio niente di ciò che state dicendo. Eppure non è difficile da capire. Prima di lasciare Beirut, Erika mi aveva detto che aveva un appuntamento ieri sera al ristorante col signore che voi ben conoscete. Non so cosa vogliate dire. Il signore spagnolo che guidava vostra macchina targata Zurigo, ma sì, quello che è andato a prendere al deposito automatico dell'aeroporto la roba che Erika aveva portato da Beirut, chiaro? Per niente. Allora tanto peggio, dirò quello che so a polizia, a meno che... A meno che? Dicono che silenzio è d'oro, io mi accontenterei di qualche bigliettone. Centomila mi sembra una cifra ragionevole. Ma chi siete? Sentite, signorina, io non ho tempo da perdere. Stasera alle 10 sarò al piccolo chalet du lac. O venite col denaro o andrò a dire tutto a polizia. Credete che ci cascherà? Sì, se è complice come penso, non può non cascarci. Ma ora dobbiamo occuparci di quel tipo che è venuto a cercare ieri Erika al ristorante. Lei mi ha detto che non lo conosceva, ma io ho sentito che lo chiamava Fred. Un nome non è un grosso indizio. Già, quando penso che l'ho avuto nelle mani. Avanti! Ho le informazioni, ispettore. Ah, molto bene, Nicole, si accomodi. Grazie. E mi dica tutto. Rovistando fra i documenti di Erika, ho scoperto il suo vecchio indirizzo. Un appartamento ammobiliato in Rue du Stan, una topaia. Sì, va bene, vado avanti. Poi? In un bistrò situato nello stesso stabile, ho raccolto tutte le informazioni che desideravo. Sembra che Erika, 5 anni fa, fosse l'amica di un certo Molsen Alfred. Ma questo è il Fred di ieri sera? Proprio lui, ispettore. Sembra che rendesse un inferno la vita di quella povera ragazza. Non solo si teneva i quattrini che guadagnava, ma la picchiava anche, fino al giorno in cui non l'hanno messo dentro. Senta, Nicole, chi si occupò allora dell'affare? L'ispettore Bedul. Fred è stato arrestato in seguito a una...